Avviata, aspetti un attimo così vediamo. Ok. Ok, dottoressa, possiamo iniziare. Allora, ore 9:40 del 7 dicembre. Ok. Armetta. Buongiorno, presente. Costantino. Presente. Cusimano. Cusimano. Assente, Galioto. assente. Assente. Gottuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Buongiorno, presente. Puma. Presente, buongiorno. Sandovalle. Buongiorno a tutti, presente. Scafidi. Scafidi, assente. Allora sono 1, 2, 3, 6 presenti e 4 assenti. Ok, constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori, consiglieri Sandovalli, Megna, Puma. Ok. E allora, un piccolo inciso. Invito i consiglieri a farsi portavoce dell'inizio della riunione alle 9:30, perché probabilmente a qualcuno è sfuggito pure. Considerato che la nostra convocazione di rito è sempre prevista per altro orario, quindi ecco, se mentre aspettando diciamo, il collegamento dell'assessore che sta giungendo. Così garantiamo, diciamo, la presenza di tutti. Io chiamo l'assessore in modo tale che ne garantisco la venuta. Un attimo solo. Buongiorno. Sì, buongiorno consigliere Gottuso. Allora, lei entra alle ore 9:42. Ok, quindi Gottuso è entrato. Buongiorno. Buongiorno assessore. Chiara dottoressa, prendiamo atto della presenza dell'assessore, lo condò pian piano per questa Sì, buongiorno riunione. assessore. La dottoressa la saluta, assessore. Buongiorno Questa riunione che vede la presenza dell'assessore pian piano, che ringrazio già assessore. anticipatamente. Che è finalizzata alla problematica Suidi, quindi cinghiali, in località Arenella, Vergine Maria, a Daura. E allora faccio un'introduzione, assessore. Nella riunione di cui ho portato a conoscenza, diciamo, il relativo consiglio, circa la presenza di ella e dei soggetti intervenuti in quella sede, si è discusso della problematica, diciamo, attinente ai Suidi, ai cinghiali. Da lì la presenza del dottore Virga, Buongiorno a tutti, buongiorno. buongiorno Scafidi, del dottore Virga, commissario del Corpo Forestale, del suo dirigente Galateoto, della dottoressa Calì, nella veste diciamo di rappresentante dell'azienda RAP, del dottore Provinzano, direttore della riserva Monte Pellegrino. Si è discusso in maniera diciamo abbastanza articolata. Su un piano da mettere in atto. Lì diciamo c'è un bivio. Il bivio è costituito da un'eventuale cattura o un eventuale abbattimento dei suidi.
con tutta quella parte, diciamo, relativa, qualora si convergesse, diciamo, nell'abbattimento, allo smaltimento anche delle carcasse. Ma era opportuno puntualizzare, e l'ho fatto anche nella sede precedente informando il Consiglio, che sia ella che io, che il sottoscritto, convergevamo nell'idea di una soluzione tecnica del caso, che vedesse tutti impegnati alla soluzione del problema, che è grave, incombente, in quella località, e laddove lei mi permetta di dire, assessore, ci tengo a puntualizzare, lei è assessore del diritto alla salute degli animali, così come puntualizzava in quella sede, è importante anche garantire quel diritto alla salute dei cittadini, per salvaguardarne l'incolumità, perché oggi assistere a quelle scene che tante preoccupazioni destano tra i cittadini, del fatto che i cinghiali e i ragazzi possano camminare sotto braccio o a braccio, così definito, diciamo, a me desta una preoccupazione non indifferente. Ho visto fotografie, ho visto video dove i cinghiali vengono, diciamo, osservati in un raggio di azione relativo, diciamo, di vicinanza, ecco, il contatto con ragazzini presi dalla volontà, diciamo, più che altro dalla curiosità di osservare questo animale che si aggira nelle località, non carpendo il pericolo che gli stessi possano costituire, la gravità del fatto che se il cinghiale sta per allattare, ecco, il pericolo è ancora più rilevante, perché teme, diciamo, come dire, per l'incolumità dei propri figli, diciamo, e quindi questo può avere, diciamo, una ripercussione ancora più grave e più pericolosa in quella contestualità, diciamo, di azione. Si è discusso della necessità, richiamando all'ordinanza sindacale la 229 dell'ottobre 2019, alla RAP affinché tenesse pulite quelle aree, e ci è stata data garanzia da parte della dottoressa Cadì che quella è una zona monitorata e lo continuerà ad essere. Era emersa una volontà specifica in virtù di un incontro che andremo a calendarizzare. Questo quindi, diciamo, è antecedente a quell'incontro successivo che andrà fatto in altra data che lei andrà a stabilire assieme ai convenuti. Si era stabilito anche, se non vado errato, di istituire un numero verde o comunque un WhatsApp, un qualcosa che facesse da allerta proprio nel momento in cui, ecco, è da monitoraggio dei cinghiali che si aggirano soprattutto nell'area così individuata della cava alla Renella, in località Renella. Quali sono gli aggiornamenti? E poi lascio parola al Consiglio, qualora volesse intervenire prima, o a lei se vuole fare, diciamo, un inciso, ad una serie di inviti che lei andrà a calendarizzare da qui innanzi, con la ripartizione faunistica regionale, il direttore dell'istituto zooprofilattico e, se non vado errato, la memoria, diciamo, non mi inganna, con l'Università di Palermo, proprio per andare a stabilire, ecco, di concerto con i soggetti da me menzionati, un piano di azione che veda tutti assieme impegnati nella volontà specifica di una ricerca di soluzioni. Questo è quello che diciamo è il mio intervento. Adesso, diciamo, assessore, vuole dire le qualcosa e poi do la parola al Consiglio. Prego. Presidente, eventualmente ascoltiamo i consiglieri, così poi faccio un intervento. Ok. E allora, se ci sono iscritti a parlare, o comunque se aprite l'audio, i consiglieri che volessero intervenire, in modo tale che poi l'assessore va a intercalare, sulla base di questa mia esposizione, un eventuale altro intervento del botta e risposta, diciamolo così. Prego, consigliere Puma, vedo che lei ha aperto l'audio.
Sì, buongiorno Assessore, Presidente, buongiorno a tutti. Grazie per essersi interessato di questa vicenda che vede sia questo Consiglio che il precedente impegnati in questa ricerca di soluzione per gli animali. Il Consiglio ne ha dato una che era l'abbattimento, poi giustamente ci sono anche altri propositi. Tipo la cattura e portarli da altre parti, certo da altre parti dove abbiano un predatore che li possa anche calmierare, perché trasportarli dalla zona Arenella o zona nord di Palermo da un'altra parte significa spostare il problema e non risolverlo. Il problema è uno, lei giustamente è da qualche anno assessore, quindi non si può a lei imputare nulla, anzi la ringrazio perché ha cercato di coinvolgere, per come abbiamo cercato noi sia da come consiglio che da singoli consiglieri, l'amministrazione, trovando spesso le porte chiuse, anzi quasi un portare un problema che da prima si voleva assolutamente negare, come se si fosse visionari o folli, ma che poi nei fatti si è dimostrato esserci. Ricordo circa 5-6 anni fa, quando scrissi per la prima volta al comando qui Falde della forestale, fui chiamato a deporre come se io dicevo delle menzogne, quasi per intimorirmi, perché io avevo detto che c'erano sti cinghiali. Comunque il problema è serio, e complesso, perché i cinghiali non sono soltanto diciamo stanziali nell'area della cava. I cinghiali, anche a causa del muro di cinta del cimitero dei Rotoli all'altezza del curvone della prima curva di Monte Pellegrino, come penso lei sappia, abbattuto, e quindi c'è una migrazione che va dall'interno del cimitero e che poi diciamo ricercando il cibo e l'acqua questi animali giustamente si muovono e arrivano fino al parcheggio a monte di via Loaldi e di via Riela. Quindi ritengo che questa problematica non sia di semplice soluzione, ma solo perché secondo me ci sono degli enti che non vogliono prendersi le proprie responsabilità. Quindi io le chiedo, chiedo anche al Presidente di poter avere un'azione ferma, perché innanzitutto un animale non cippato è diciamo di proprietà del Comune di Palermo e del sindaco, quindi se un animale dovesse far danno, purtroppo il sindaco ne è indirettamente responsabile, e quindi noi dobbiamo evitare che questi animali siano diciamo possano fare un danno alla comunità, e qualora sappiamo che avessero dei cuccioli a seguito, anche un movimento così brusco o spontaneo potrebbe far sì che l'animale invesca contro i cittadini. Ritengo che l'unica soluzione, ma sono come dire aperto a tutte, sia quella dell'abbattimento o di sedarli, ma trasferirli in una zona dove abbiano un predatore che sia più vorace di questi animali, perché altrimenti abbiamo soltanto spostato il problema. Speriamo che la ripartizione faunistico-venatoria abbia anche la volontà, la capacità, gli uomini, perché spesso chiamando anche di sera il comando Falde mi dicono che non hanno uomini da poter mandare, non ci sono mezzi e quant'altro. Il problema c'è, questi sono animali che fanno cucciolate 4 volte l'anno e potrebbero anche riuscire ogni fattrice a fare 50 cuccioli, quindi pensate nel territorio che numero di animali potremmo avere nel giro di poco tempo. E un'altra cosa che poc'anzi accennavo al nostro presidente è quella che
questi animali, qualora qualche scellerato li cacciasse di frodo e quant'altro, potremmo avere delle malattie di natura legate al cibo di cui loro si nutrono, possibilmente anche ratti infetti e quant'altro, uno sviluppo di malattie che si chiama trichinosi, che è abbastanza pericolosa, diciamo, per l'uomo, perché se non diagnosticata in breve tempo porta alla morte. Quindi il problema c'è e va affrontato. La ringrazio per la sua disponibilità che nel tempo passato non abbiamo riscontrato. Però, oltre alla volontà, adesso bisognerebbe passare anche ai fatti. Grazie. Presidente, se poi posso. Sì, solo una puntualizzazione, dottoressa Lobocchiaro, 9.55, entra il consigliere Galioto. Galioto? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ok, Sì, 9.55, consigliere Galioto. Prego, aveva chiesto di intervenire il consigliere Cottusa, ha facoltà di farlo, consigliere, grazie. E poi Sandovalli a seguire. ringrazio Professore Pianpiano per essere presente quest'oggi a questa fuori d'aula. Tuttavia, ho delle perplessità che questa amministrazione, visto anche la delega che ha l'assessore appunto, l'assessore alla salute degli animali, così come diceva il presidente, difficilmente potrà perorare la causa di un abbattimento, diciamo, di questi cinghiali sulla riserva orientata di Monte Pellegrino, all'Arenella e all'Addaura. Quindi, sotto questo aspetto, io non mi aspetto che l'amministrazione, né tantomeno l'assessore, a cui va sempre la mia stima, possa diciamo essere d'accordo col consiglio di circoscrizione su quella famosa delibera di abbattimento di questi animali. Abbattimento che io reputo che sia l'unica cosa possibile da fare, perché l'altra volta leggevo alla mitigazione del problema cinghiale. Qua non si tratta di mitigare alcunché, perché questo animale non è un animale autoctono, quindi non è un animale delle nostre zone, ma è stato praticamente liberato, quindi in passato anche forse la forestale, così si dice, negli anni praticamente si è appunto arrivati a questa invasione forse da recinti che la foresta aveva, qualcuno sarà scappato, altri saranno scappati e quindi ha invaso letteralmente tutto il territorio siciliano. E piano piano ovviamente è arrivato anche nella zona appunto di Palermo. Scusate, si sente a tratti. Ora Sì, non noi so la sentiamo a come, questo tratti, è difficile da Gottuso. vedere. Abbiamo sentito la sua Sento la esposizione guida. sino adesso, però la sentiamo a tratti poi. Capisco, io forse è un po' Gottuso? cittadina. Mi sentite adesso? Eh sì, l'abbiamo sentito sino adesso, dico però poi la sentiamo a tratti, può continuare. Allora, quello che praticamente è successo è che questo animale assolutamente va rimosso. Va rimosso e deve essere catturato. Devono essere catturate tutti i singoli, quindi non la mitigazione, quindi che sta a significare togliere delle decine di esemplari, magari lasciarne alcune, perché diciamo non ha predatore. Il predatore del cinghiale è il lupo, noi il lupo in Sicilia non l'abbiamo, in particolare il lupo nella riserva orientata di Monte Pellegrino non esiste, quindi diventa
il predatore principale proprio in cima alla catena alimentare e distrugge l'ambiente, distrugge tutta la fauna che la fauna che vi risiede nella riserva orientata di Monte Pellegrino. Se è stata fatta la riserva di questo, i rangers appunto ne devono che vengono praticamente pagati proprio per controllare, diciamo, questa riserva, vengono pagati quindi affinché vi sia il coniglio che prolifera, la lumaca che ci sta bene. Il cinghiale non fa altro che mangiare, perché è onnivoro, mangia la qualsiasi, mangia di tutto e di più. Mangia di tutto e di più, o tu se non la sentiamo più. Pertanto, sotto questo aspetto, crea un danno ecologico, tanto se il cinghiale deve essere, non vuole essere abbattuto, ma deve essere rimosso nella totalità. La mitigazione non la condivido assolutamente. Pertanto, sotto questo aspetto, noi chiediamo con forza che il cinghiale venga assolutamente o rimosso o abbattuto. Deve scomparire dalla riserva orientata di Monte Pellegrino. Grazie Gottuso per la sua esposizione. Aveva chiesto di intervenire Sandovalli. Ha facoltà di farlo. Consigliere Sandovalli, prego. Sì, Presidente. Un attimo solo, Sandovalli. Dottoressa, mi sono accertato, se risponde, così lo verifichiamo, che è entrato il consigliere Cusimano alle 10.02. Buongiorno a tutti. Buongiorno, consigliere Cusimano. Sì, Presidente. Ok, prego Sandovalli, grazie. Sì, dicevo, grazie Presidente per la parola, ringraziamo l'assessore Pianpiano che oggi ci delizia con la sua presenza e volevo chiedere all'assessore, noi siamo, almeno io sono contrario, anche se ho votato l'abbattimento di questi cinghiali, ma sono contrario all'abbattimento. Ma ripeto, l'ho votato per eliminare il problema, però non soltanto si può eliminare con l'abbattimento. Abbiamo tre punti dove da diversi anni che ci lavoriamo sopra su questa situazione per i cinghiali, e da diversi anni che noi chiediamo di mettere delle gabbie in tre punti fondamentali del nostro territorio. Cioè una all'interno della vecchia cava, una in via Lavitrano, diciamo parte alta, e l'altra si potrebbe andare a piazzare dove c'è il sole mar di fronte, e ci sono qua, diciamo, e c'è anche un punto dove questi cinghiali scendono per strada. Quindi se ci sono questi tre punti fondamentali, che già chi di competenza lo sa, perché abbiamo più volte inviato delle foto, più volte delle segnalazioni, e ripeto, ha 8 anni e mezzo che ci lavoriamo sopra, ma senza aver nessun risultato. Io chiedo all'assessore, visto che so che lavora ed è abbastanza attento al territorio, di prendere in considerazione questa nostra richiesta per evitare che provochino danno ai cittadini. E quindi sono fiducioso che l'assessore possa portare avanti questa grande battaglia, perché lo conosco, e mi auguro che si risolva il problema in maniera incisiva, perché ripeto, è fondamentale per l'incolumità pubblica. Grazie assessore. Ok, grazie consigliere Sandovalli. C'era qualche altro iscritto? Consigliere Galioto, lei vuole intervenire? Sì, Presidente, buongiorno. Prego. Buongiorno assessore Pianpiano. Prego, prego. Io più volte ho avuto modo di incontrare dottore Provenzano, Giovanni Provenzano, che è il responsabile, diciamo, per quanto riguarda i Rangers, proprio sul problema legato ai cinghiali.
praticamente il problema innanzitutto è avere un serio piano di cattura dei cinghiali, e questo, come sappiamo, e forse l'assessore me lo può confermare, non per le specificità e per le competenze non tocca al comune di Palermo ma alla regione siciliana. Tra l'altro ho avuto modo pure di incontrare il professore Lovalvo, che è un professore universitario che ha già fatto diversi piani di cattura per altre province della Sicilia, per cui io penso che uno dei potrebbe tentare di risolvere il problema innanzitutto con il piano di cattura regionale. Questo, e per farlo io penso che occorra che il comune interagisca direttamente con la regione. Detto ciò, poi ovviamente la cosa, anche a parer mio, l'abbattimento è l'unica soluzione che si può. Sicuramente ci saranno discorsi con gli animalisti, gli ambientalisti, però considerando la proliferazione che hanno questi animali, l'abbattimento secondo me è l'unica soluzione per risolvere il problema. Grazie consigliere Galiotto per il suo intervento. Se c'era qualche altro soggetto iscritto a parlare o vuole aprire l'audio per intervenire, ha facoltà di farlo. Presidente, posso? Io prego, consigliere Cusimano, prego. Sì. Buongiorno, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno all'assessore Pianpiano che oggi è qui con noi in aula. Chiaro che devo necessariamente ringraziare il mio presidente di circoscrizione e l'assessore Pianpiano per l'impegno che avete dimostrato su il riferimento a questa tematica. Io ricordo che in aula abbiamo avuto una serie di incontri anche con gli uffici della regione, con il consigliere Galiotto siamo stati pure dai Rangers di Monte Pellegrino, dove abbiamo visto anche dei video. Diciamo che la circoscrizione da questo punto di vista ha affrontato la questione. L'assessore ne ha competenze in quanto è residente lì all'Arenella e quindi vive in prima persona la questione, e poi è interessato in quanto assessore alla tutela degli animali. Io sostanzialmente ritengo che sicuramente qualcosa va fatto. Non credo che abbattimento o non abbattimento sia una competenza politica. Ritengo che non ritengo che la politica possa dire cosa tecnicamente si deve fare, perché è una questione prettamente tecnica. Questi animali non sappiamo se sono in buona salute, in che condizioni sono. Quindi io ritengo che in questo caso gli aspetti tecnici prevalgano sugli aspetti politici. Sicuramente dalla circoscrizione e quindi dall'amministrazione comunale deve partire, come già è successo e come già si è visto, un'iniziativa proprio volta all'eliminazione del problema, perché anche in altri comuni della Sicilia, dove si sono verificate situazioni del genere, l'allontanamento di questi animali da un luogo che non è idoneo è stato fatto. In alcuni comuni sono stati abbattuti, in altri sono stati catturati. Sicuramente l'aspetto tecnico ha prevalso su un'eventuale scelta politica. Non posso che ribadire il mio ringraziamento nei confronti del presidente Fiore e dell'assessore Pianpiano. Ragazzi, insomma,
buon lavoro, sono certo che raggiungeremo anche questo obiettivo. Grazie. Allora, se non ci sono altri iscritti a parlare, io passerei la parola all'assessore Pianpiano per una sua riflessione e intervento al riguardo. Prego, prego, assessore. Presidente, un secondo solo, posso intervenire? Un secondo, Presidente. Sì, prego. Presidente, io ho sentito sia il collega Galeotto, sia il collega Cusimano, diciamo, parlare del dottore Provinzano, che è una persona squisitissima, per carità, anche io ho avuto modo di interloquire con lui, però per, diciamo, la stazionalità di questi animali, i Rangers non hanno alcuna territorialità, quindi parlare con Provinzano in questo momento, diciamo, è anche un po' fuorviante. Bisogna interagire con la ripartizione faunistica regionale. Sì, sì, è proprio così. Grazie. Grazie, consigliere Puma. Mi scusi, solo per chiarezza. Ma è vero, prego. Prego, Provinzano è il comandante del Rangers, che è responsabile di tutto Monte Pellegrino, e i cinghiali decidono a Monte Pellegrino, quindi più competenza di lui, a prescindere dagli altri, ma lui è competente, è comodo, non è competente. Presidente, posso, Presidente? Sì, diciamo, non si parla di competenza, prego, consigliere. No, Presidente, si parla di competenza, mi perdoni. Si parla di competenza. La competenza dei Rangers arriva ad una certa quota sul livello del mare di Monte Pellegrino. Alle falde del Monte Pellegrino, dove stazionano i cinghiali, il dottore Provinzano nulla può. Io ho le carte che me l'ha scritto lui. Quindi... Sì, no, ma l'ha puntualizzato pure in aula. Io quando dicevo competenza, dico, mi riferivo al soggetto in quanto... Non competente perché sia incompetente. Okay. La competenza è territoriale, io l'ho specificato, perché è persona competentissima, ma in altro ambito di competenza. Territoriale. Ma in ambito, scusi Presidente, ma in ambito territoriale, ovviamente lui è competente per la riserva di Monte Pellegrino. Se poi i cinghiali arrivano ovviamente alle falde, la sua competenza da lì in poi non c'è più, ma all'interno della riserva di Monte Pellegrino la competenza territoriale è dei Rangers. Presidente, io penso di avere parlato in lingua italiana e forse non sono stato capace di spiegare. Allora, il dottore Provinzano è una persona competente in materia, competente anche qualora i cinghiali ricadano nella territorialità del Monte Pellegrino. I Rangers hanno il controllo del Monte Pellegrino fino ad una certa quota sul livello del mare, che mi pare, non voglio sbagliarmi, sia 100 metri. Quindi in questa fattispecie di cinghiali nelle aree di Arenella, Vergine Maria e Adara, i Rangers non hanno alcuna competenza territoriale per intervenire. Grazie. Grazie a lei. Darei la parola all'assessore. Prego, assessore. Assessore Pianpiano. Io sono qui, grazie. Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche i consiglieri per il contributo e anche per le attestazioni di stima che sono arrivate dai vari interventi. Allora, il Presidente Fiore sta seguendo con me, per me era, diciamo, naturale e doveroso coinvolgerlo, è un percorso che ho appena iniziato. Ho appena iniziato e vorrei chiarirlo, non sulla base della mia delega che riguarda il benessere degli animali, perché vi rendete conto potrebbe essere un po' in antitesi rispetto anche a quello che potrebbe diciamo essere la posizione definitiva da parte degli organi competenti rispetto a un eventuale abbattimento, ma bensì in qualità di assessore di igiene e sanità, quando abbiamo sulla questione sollecitato la RAP per mantenere un monitoraggio e un costante, diciamo, svuotamento dei cassonetti dei rifiuti suburbani. Io sono stato naturalmente sollecitato quest'ultimo anno non soltanto dalla circoscrizione, ma naturalmente anche dai vari residenti. Dico, personalmente anch'io ho avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale, per fortuna ero all'interno della macchina e quindi conosco benissimo il problema.
Nella prima videoconferenza, quella diciamo, di qualche giorno fa, una settimana, 10 giorni fa, alla quale ho coinvolto il Presidente, si comincia a fare un po' di chiarezza. Devo dire che dagli interventi che ho ascoltato anche qualche consigliere ha diciamo, le idee abbastanza chiare, perché naturalmente ha avuto modo prima di me di affrontare nel ruolo la questione. E confermo che il fenomeno che si è registrato negli ultimi anni non riguarda più la riserva di Monte Pellegrino, dal quale è partito. Infatti il dottore Provinzano spiegava che già un piano di cattura è stato predisposto dagli organi competenti, ma ormai questo piano di cattura non produce alcun effetto, perché i cinghiali si sono spostati a ridosso delle abitazioni e quindi sono fuori dalla riserva. E per diciamo, intervenire in quest'area, seppur il dottore Provinzano ha ribadito la propria diciamo, disponibilità e sicuramente da me verrà diciamo, coinvolto, è bene associare a questo piano di cattura già operativo sulla riserva un nuovo piano di cattura che deve essere predisposto dalla ripartizione faunistica regionale. Questo piano, questo nuovo piano di cattura, naturalmente verrà, io non sono un tecnico, verrà realizzato da soggetti competenti. Ci è stato consigliato di coinvolgere anche il l'ortoprofilattico, l'Università di Palermo. L'università, abbiamo anche un recapito nominativo di un professore che a quanto pare è abbastanza competente e disponibile. Quindi il prossimo passo, che già è stato garantito, Presidente, non so se già ti è arrivata la convocazione, giovedì io ho riconvocato il tavolo alla presenza di questi nuovi soggetti, quindi proprio per dare continuità, giovedì alle 9:30, Presidente. Ora verifico se è arrivato. Sì, lo confermo perché ho una stampa della call. Quindi diciamo, proseguiremo con grande attenzione, con massima determinazione. È chiaro che l'auspicio è che il piano di cattura non preveda quell'abbattimento, però questo lo voglio chiarire a scanso di equivoci: non dipende dal comune, perché dipende dagli organi competenti che sono regionali, stabilire se questi cinghiali, una volta catturati, la cattura potrebbe avvenire con delle gabbie, ci spiegavano, addirittura con dei fucili narcotizzanti. Sono delle procedure, ripeto, che non dipendono dal comune, perché non ne ha la competenza. Sono delle procedure che devono essere garantite dagli organi regionali nel rispetto delle norme, questo è chiaro. Quindi il ruolo dell'amministrazione comunale, dico, io mi sto facendo carico di questo problema, perché poi in teoria, se il problema si fosse registrato all'interno della riserva, potrebbe essere anche un altro collega a occuparsene, perché io non ho la delega sulle riserve. Siccome il problema comunque non è all'interno della riserva, ma sulle zone a ridosso fuori dalla riserva, quindi a ridosso proprio delle abitazioni, addirittura abbiamo la presenza anche su sede stradale di cinghiali. Quindi mi sono fatto carico, perché sono consapevole della gravità della situazione, e porterò avanti questo percorso sollecitando gli organi competenti. Però ripeto, in questa sede non posso garantire quali saranno i termini, diciamo, e i contenuti di questo piano. Ripeto, se si arriverà all'abbattimento o alla remissione in altre zone, che
sarebbe l'auspicio, diciamo, da parte di tutti noi, cioè quello di catturarli alle falde di Monte Pellegrino e portarli in altre zone anche della regione siciliana, visto che la competenza è della regione, dove non possono creare pericoli per i cittadini e dove possono continuare a vivere normalmente. Quindi su questo aspetto ribadisco ancora una volta, non è competenza del comune. Io quello che farò insieme al presidente Fiore sarà quello di sollecitare gli organi competenti, perché il problema è serio, il problema è grave e dobbiamo evitare che succedano dei fatti, diciamo, drammatici, che sicuramente potrebbero metterci, diciamo, tutti in grande disagio, soprattutto noi che ricopriamo ruoli istituzionali. Quindi volevo, come dire, tranquillizzare tutti rispetto alla mia, diciamo, determinazione nell'affrontare la questione. Ribadisco, è una questione che sto seguendo da poche settimane e spero in tempi veramente ragionevoli di riuscire a raggiungere l'obiettivo. Naturalmente, tenendo informato il Presidente e il Consiglio ogni volta che lo riteniate, diciamo, necessario. Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, faccio... Prego, prego, Sandovalli. Okay. Mi scusi, scusate se... Io la parte finale, prego Sandovalli. Scusate se vi interrompo così bruscamente, ma il problema è serio, come ha detto bene l'assessore, perché non possiamo intervenire anche con chi competente in materia a livello regionale, facendo una seduta eventualmente straordinaria per capire i tempi anche di cattura o eventuale abbattimento? Dico, per noi dare delle risposte concrete, ma quanti anni dobbiamo ancora aspettare per dare risposte ai cittadini, per non tenerli, diciamo, in ansia per l'incolumità pubblica pure? Quindi, carissimo assessore, ripeto, so che lei lavora abbastanza bene, ma intervenire quando? Non possiamo più perdere tempo, assessore, il problema è serio. Quindi andare ad interloquire anche con la regione potrebbe essere fondamentale, e quantomeno che qualcuno si assuma la responsabilità di dire: abbiamo questi tempi e in questi tempi noi dobbiamo intervenire. Ma così, carissimo assessore, non abbiamo dato nessuna indicazione, quindi noi non lo sappiamo quando finirà questa situazione dei cinghiali. Ripeto, da 8 anni e mezzo che lavoriamo per questo problema, ad oggi, dopo 8 anni e mezzo, non abbiamo risolto niente. Abbiamo fatto sedute, abbiamo fatto mille volte, abbiamo ripetuto il problema, abbiamo fatto mozione, abbiamo fatto richieste. Ma dico, il problema lo dobbiamo risolvere, ora non è più tempo di aspettare, è tempo di intervenire, carissimo assessore. Ripeto, sono sicuro che lei ci impegnerà tutto il tempo che può per eliminare questo problema, ma ripeto, dobbiamo intervenire in tempi rapidi, non si può più aspettare. Ai tempi l'assessore Cracolici aveva l'incarico, e ai tempi c'era pure l'assessore Marino che aveva pure l'incarico a livello comunale, ma ripeto, in 8 anni e mezzo non si è fatto niente. Quindi sollecitiamo lei, carissimo assessore, e ripeto, so che lei si impegnerà a risolvere questo problema, però, carissimo assessore, deve dare anche lei dei tempi, non possiamo più aspettare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Sandovalli. Assessore, se mi permette, su questo ultimo intervento del Sandovalli dico una cosa. È nell'ottica di quanto da lei esplicitato, consigliere Sandovalli, che l'assessore si è mosso rivolgendo un messaggio, un invito
e cogliendo quel grido di dolore che veniva da parte della gente, dai cittadini. E quindi due sono gli aspetti da evidenziare in questa ultima, diciamo, come dire, sequenzialità di azione che ci siamo dati. Uno, la volontà specifica di affrontare il problema, e quello è una volontà che è emersa già nella prima convocazione da parte dell'assessore e in tutto quello che il Consiglio ha avuto a gestire su questa problematica, lo sottolineava pure lei con i vari inviti che abbiamo avuto presso la nostra sede. E poi l'altro aspetto era dare voce al Consiglio. Per oggi l'assessore mi permetta di dire che è una riunione che va colta proprio in quella voce, quel messaggio che viene anche dal Consiglio, che ha stabilito, e negli interventi da parte di tutti i consiglieri, quelle che sono le linee di azione, anche le più drastiche, perché salvaguardare l'incolumità dei cittadini risulta per noi essere il primo obiettivo cardine da raggiungere. Che poi ci siano delle linee soft che noi tutti sposiamo, che vedano la cattura, lo spostamento in altre aree, nulla tralasciamo all'idea, all'intento specifico, che è l'obiettivo comune che emerge da questa riunione, di salvaguardare l'incolumità dei cittadini alla base di ogni ragionamento. Io la ringrazio, Presidente, assessore, per il suo, la sua presenza, la congediamo. Ho preso adesso di questo intervento che ci sarà nella giornata di giovedì, a cui parteciperò e relazionerò poi il Consiglio su questo secondo step che ci siamo dati. Grazie assessore, buona Madonna e buona Madonna, buona Immacolata. Prego, buon assessore. Credo ci sia il consigliere Cottuso che cerca di... Cottuso, allora, prego. Allora mi sentite? Io pensavo che non mi sentite, che questo telefono lo devo buttare. No, chiama di intermittenza, Cottuso, intermittenza continuamente. Prego. Così mi sente, mi sentite? Diciamo sì, 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 però dobbiamo vedere poi tutta l'altra fase. Prego, comunque lei intervenga. Volevo dire semplicemente un po', ribadire quello che aveva detto lei in conclusione e quello che diceva il consigliere Sandovallo. Il problema, caro Presidente e caro Assessore, è legato ai tempi di risoluzione di questa anomalia, di questa problematica. Io appunto, così come tutti noi, conosciamo perfettamente l'assessore Pianpiano e so perfettamente che lui si attiverà e si muoverà per risolvere tale problema, perché appunto, ripeto, lo conosco e so che è un bravo amministratore. Sotto questo aspetto non ci piove, però quello tutti siamo d'accordo che il problema va risolto. Ora qua c'è da comprendere e da capire chi e quando deve risolvere il problema, perché non basta più andare a dire ci si sta preoccupando, ci preoccuperemo, risolveremo e via dicendo. Occorrono tempi certi, date certe di risoluzione di tale anomalia. Va bene l'assessore a convocare chi è che ne ha competenza a risolvere questa problematica, sicuramente la regione siciliana, la ripartizione faunistica venatoria, questi sicuramente. Però il problema è che deve essere centrato con forza e fare presente con forza a costoro che questo tipo di problematica non può essere più tollerata. Perché giustamente, così come si diceva, ne vale della sicurezza dei cittadini, perché anche il fatto stesso di andare a rimuovere dai contenitori i rifiuti continuamente, sì, da un lato, secondo me, secondo il mio modestissimo parere, è un fatto assolutamente positivo. Da un altro invece si può ritorcere anche contro, perché questi animali perché scendono a valle o già sono a valle? Perché praticamente a monte non hanno più di che nutrirsi, o forse sono così aumentati così tanti che praticamente logicamente questo animale si sposta soprattutto la notte e quindi va a ricercare il mangiare. Qualora non appunto si dovesse incontrare qualche scrofa con dei cuccioli appresso, quella non va per il sottile, quella attacca direttamente chi appunto tende a minacciare la propria prole. E ripeto, non voglio appunto che capiti un fatto assolutamente
drammatico nei confronti dei cittadini, a maggior ragione nei confronti degli abitanti di Arenello, Vergine Maria, che sono quelli più interessati di questa questione. L'altra volta leggevo anche un articolo che c'era un cinghiale che avevano trovato al centro Olimpo, questo di recente, ora non so se praticamente... queste perché scendono, questi animali scendono dai monti, anche Capogallo è pieno di cinghiali, anche Pizzo Manolfo è pieno di cinghiali. Noi siamo circondati da questo punto di vista di questi animali, che giustamente vanno alla ricerca del mangiare, perché probabilmente non ne trovano nelle zone, perché ripeto, è un animale che preferisce i querceti, quindi dove ci sono le ghiande, qua noi non abbiamo querceti e cose del genere, quindi questo animale, quindi le ghiande non ci sono, quindi questo animale tende a spostarsi a trovare altri tipi di alimentazione, e in questo caso i contenitori dell'immondizia, non essendoci, è facile che è un soggetto che attacca anche pure per nutrirsi, non soltanto per difendersi. Quindi all'assessore dico bene quello che sta facendo, però voglio, ecco, se Presidente, anche lei ci vuole un po' più forza nei confronti degli altri interlocutori a fare comprendere che questo problema deve essere assolutamente risolto. Grazie a tutti. Grazie Gottuso, questa volta l'abbiamo sentito senza alcuna interruzione. Complimenti. Chiedeva la parola a Sandovaldi e poi Presidente, prego, così, Sandovaldi, così poi liberiamo graziosamente l'assessore. Perché dico non iniziare realmente dando delle risposte concrete, dicendo va bene, metteremo delle gabbie dove diciamo si crea la fonte, diciamo, di cibarsi questi animali, quindi accanto i contenitori dove loro scendono a valle e dico là iniziano a cibarsi. Quindi perché non mettere delle gabbie subito con anche delle fototrappole per capire subito quanti animali sono? Quindi io sto dando delle indicazioni ben precise che sicuramente l'assessore pian piano conosce abbastanza bene e che sa dove si trovano questi punti, che una la cava, una è in via La Vitrano, parte alta, carissimo assessore, diciamo è proprio al limite delle abitazioni, e una è che di tale importanza è dove c'è, ripeto, il sole, ma come ho detto poco fa, dico perché non mettiamo delle gabbie già da subito per catturare intanto questi cinghiali? Dico, non perdiamo tempo, perché ripeto, qua c'è veramente di salvaguardare la salute di tutti gli abitanti della circoscrizione, in particolare dove stiamo dettando in maniera incisiva i punti dove si aggregano questi cinghiali. Quindi ripeto, ringraziando l'assessore pian piano, augurandovi a tutti una buona Madonna e che questo problema, ripeto, si possa eliminare nel più breve tempo possibile. Grazie. Consigliere Sandovalli, giusto per un inciso e poi do la parola all'assessore. La volontà esplicita è quella di imprimere l'acceleratore rispetto ad una problematica che tutti noi coscientemente diciamo essere grave ed incombente. Anche sulle gabbie, questa soluzione, la più semplice che lei evidenziava, o le fototrappole, necessita di un monitoraggio e di un piano cattura. Quindi i tempi sono dettati, ecco, da una calendarizzazione di un piano cattura. Prego, assessore. Presente. Assessore? Sì, avevo difficoltà ad attivare il microfono. Vabbè, io ho ascoltato con attenzione gli interventi di tutti, mi rendo conto che c'è necessità di fare presto, che il problema si trascina da diversi anni. Io ribadisco, mi sto occupando da poche settimane
e vi assicuro che ho tutto l'interesse perché si raggiunga l'obiettivo in tempi veramente brevissimi. Come ho rappresentato, la prossima riunione sarà giovedì, quindi fra qualche giorno, e sarà mia cura rappresentare l'urgenza a chi di competenza e sollecitare, seguendo passo passo, tutto l'iter. Quindi in questo momento non posso aggiungere altro, perché sono abituato a rappresentare le questioni sempre con estrema chiarezza e senza fare demagogia. L'interesse è comune rispetto alla necessità di fare presto. Grazie assessore, a questo punto la congediamo e buona Immacolata a lei. Grazie, auguri anche a voi, a presto. Grazie, buona giornata. Auguri a tutti, buona Madonna. Anche a voi. Buongiorno. Noi rimaniamo per dare continuità ai lavori d'aula. Ok. E allora, dottoressa Lobocchiaro, abbiamo avuto modo di inserire tutti i vari ingressi da parte dei consiglieri che man mano giungevano. E allora, sfruttatori, sì. Sandovalli, Megna Puma, Sandovalli... Anche il numero, presidente. Sì, presidente, anche il numero. Va bene, mi fa rilevare il consigliere Scafidi, avallato dal consigliere Sandovalli, che è sfruttatore. La verifica del numero legale, per favore, dottoressa. Va bene, allora sono le ore 10:36. Sì, confermo. Permetta. Scrutatori, se collaborate, perché non mi si apre la assente. Ok, grazie. Costantino. Assente. Cusimano. Assente. Galioto. Presente. Gottuso. Assente. Fiore. Presente. Megna. Presente. Puma. Assente. Sandovalle. Presente. Scafidi. Presente. Cinque presenti, presidente. Ok, constatata la mancanza del numero legale, la seduta è chiusa ed auguro ai consiglieri, alla dottoressa Lobocchiaro, alle vostre buona Immacolata, a voi e alle vostre famiglie. Buona grazie, giornata a tutti. Auguri a tutti, auguri a tutti. Buona grazie. Grazie, grazie, tanto. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie a tutti. Grazie anche a voi. Dottoressa, la registrazione. Sì, consigliere, grazie.